Cari amici, buonasera. Questa sera abbiamo il piacere di avere come oratore l'architetto Giovanni Bozzo, Gianni Bozzo, già funzionario della Soprintendenza Le Belle Arti di Genova, responsabile per il centro storico. Ha seguito il restauro per il grande giubileo e per la Genova capitale della cultura, ha partecipato per il riconoscimento di Genova patrimonio dell'UNESCO e diverse pubblicazioni portano il suo nome. Inoltre è stato sovrintendente a Torino nel 2010. Ha realizzato una grande esperienza che ha portato a maturare dei pensieri che oggi cercherà di esprimerli nel nostro piccolo per vedere di farci partecipi di queste sue riflessioni. Ringrazio tutti i presenti, Renato e anche Cream Café di avermi dato l'occasione di... Non si sente? Ecco, di avermi dato, e vediamo, di avermi dato l'occasione di esprimere queste riflessioni, questi spunti. Il titolo dell'intervento è Il costo del progresso tra un passato negletto e un futuro incerto. Diciamo non è il massimo dell'ottimismo, però riflette un po' la situazione e comunque quello che penso. L'incognito umano, penso, che è immenso, è formato dalle cose che non conosciamo ancora e da quelle che non conosciamo più. E il sottotitolo che darei è che il consumismo esalta ciò che offre e nasconde quello che ci ruba, quello che ci sottrae. Allora, la conversazione di oggi è l'esposizione di un punto di vista o di una serie di punti di vista che non voglio trasmettere, non voglio, come dire, obbligare nessuno a condividere, solo proporre degli approcci e delle angolature per osservare la realtà nella quale viviamo. Io ho un'esperienza nella conservazione di edifici storici e quindi di testimonianze del passato, ma credo che non necessariamente occuparsi del passato sia essere passatisti. Cioè, occuparsi del passato vuol dire avere l'occhio non esclusivamente puntato sul presente. Questa è una delle, se volete, deformazioni professionali oppure delle specificità del lavoro che ho fatto. Per sviluppare quello che intendo dirvi, utilizzerò alcune immagini della storia dell'arte, ma in modo forse un po' al di fuori del dominio disciplinare. Io credo che l'arte non sia una riserva, ma una risorsa, cioè non si deve, come dire, credere confinata in un bagaglio, ma deve essere una risorsa a disposizione. E questo per quanto riguarda il taglio che intendo dare. Oggi, come tutti sappiamo, siamo in presenza di una serie di emergenze. Una è la crisi climatica, conseguenze della crisi sono molto serie, al limite della catastrofe, insomma. Una crisi energetica che è di pari gravità, una pandemia appena superata, forse, che ha dimostrato la fragilità anche della globalizzazione, e la guerra per la quale non bisogna aggiungere nessun aggettivo. Tra l'altro oggi è proprio l'anniversario dell'inizio dell'attacco.
Queste emergenze comportano trasformazioni e risposte che ciascuno di noi deve dare, prima di tutto a se stessi. Il mio punto di vista è questo, lo attingo da quanto scrive in un suo saggio Josef Brodsky, che è stato premio Nobel per la letteratura nel 97, russo emigrato, anzi fuggito dall'Unione Sovietica, e scrive che il giudizio estetico viene prima di quello etico, cosa di cui tutti siamo consapevoli, anche se forse inconsciamente, perché è legato agli istinti fondamentali della conservazione, della riproduzione. Quindi noi siamo in grado di capire subito, o lo avvertiamo per istinto, se una cosa, una persona, una situazione è bella dal punto di vista estetico. Solo dopo ci rendiamo conto se è un bene, è un male, e quindi se è giusto o ingiusta. Quindi diamo un giudizio etico. Quindi il giudizio estetico è il filtro fondamentale a cui probabilmente per una questione di sopravvivenza della specie noi siamo vincolati, insomma, perché è anche il meccanismo legato alla visione. Quindi allora tenterò di così illustrare alcuni esempi dove c'è una traduzione, non direi immediata, ma comunque significativa e forte, di un giudizio che può essere sociale, politico, etico, ma in chiave estetica, che viene appunto proposto a livello estetico. Inizio con una delle allegorie, una delle immagini forse più belle del Medioevo, e sono le allegorie del buono e del cattivo governo, di cui avete l'immagine riprodotta sopra, di Ambrogio Lorenzetti, uno dei grandi pittori senesi. Sapete che alla nascita della pittura italiana si sviluppano varie scuole regionali, in particolare quella toscana, fiorentina con Giotto, e quella senese fondamentale. Poi esiste anche la scuola romana nel grande cantiere della Basilica di Assisi. Lorenzetti, nel palazzo pubblico della sua città, Ambrogio, perché sono, poi c'è anche Pietro, Ambrogio Lorenzetti dipinge le allegorie del buono e del cattivo governo. E qui siamo immediatamente nella traduzione di una complessissima allegoria che non cercherò nemmeno di analizzare, ma che si compone di tutti gli elementi che la società e la filosofia politica del momento individua per offrire ai nove, che era la massima magistratura di Siena, un vademecum, una linea di condotta per giungere al buon governo. E queste sono, appunto, nell'immagine che vedete, ci sono la raffigurazione degli elementi, delle persone, delle personificazioni di virtù civiche che consentono appunto l'esplicitazione del buon governo. E subito dopo, a seguire, ci sono gli effetti del buon governo, cioè questa città ricca, colorata, dove si svolgono attività pacifiche e che, ci trasmette immediatamente il concetto di una buona governance, di una buon reggimento della cosa pubblica, attraverso appunto dei segnali che sono la immediatezza e la piacevolezza delle raffigurazioni. Lo stesso avviene per la visione sottostante, che è quella degli effetti del buon governo nella campagna, nel contado. Sappiamo che Siena è immersa in un meraviglioso paesaggio naturale, delle famose crete senesi, le colline, i coltivi, gli animali, i contadini che percorrono questi sentieri, ma in un clima di assoluta pacificazione, di assoluta e armonica attività. Viceversa, il cattivo governo, un po' più rovinato, si vede che si è attirato,
tirato i guasti, il cattivo governo è un'altra raffigurazione, in fondo, della stessa scena, perché il fondale urbano non cambia più di tanto, dove però avviene di tutto. Vi cito solo la figura della giustizia, che è questa che sembra una mummia imbavagliata, catafratta, che viene tirata da un singolo. È una giustizia, come dire, tirata dalla propria parte. Ecco il senso vero di questa raffigurazione. I toni sono più cupi, l'atmosfera è certamente più angosciosa e angosciante, e Lorenzetti esprime in modo, appunto, se vogliamo parlare di estetica, no, forse qui è un'espressione artistica a pieno titolo, che attinge altri anche ad altre corde, però certamente la chiave è questa. Ancora la visione del paesaggio, degli effetti del cattivo governo nella campagna, e qui ci sono le case che bruciano, le razzie dei soldati che percorrono queste colline con l'intento di razziare e di depredare, e quindi questa è l'immagine che un grande pittore medievale concepisce per descrivere la situazione dei suoi tempi. Tra l'altro, questo affresco è del questi affreschi sono del 1338-39, cioè esattamente un decennio prima della grande peste, la peste nera, che interverrà e, come dire, completerà il quadro. Ecco, vi propongo, a proposito delle piaghe che ci affliggono e che avevo citato, insomma, delle emergenze con le quali siamo a contatto, questa è un'immagine non molto nitida, ma tutto sommato molto esplicita, dell'alluvione di Vernazza del 5 novembre 2011. Questo tanto per parlare del fattore climatico e dell'impazzimento del clima. Ancora. La siccità, che è un problema purtroppo attualissimo. Questa invece è il Po, il fiume Po, il 23 marzo del 2022, ma credo che non siamo in situazioni molto diverse. E ancora l'inquinamento della plastica. Sono immagini prese da internet, non è che abbia fatto un grande sforzo per collazionare, però certamente questo dà l'idea di. Però mi sono informato e dice che l'inquinamento da plastica è stato definito in grado di costituire un serio pericolo per la sopravvivenza umana e una minaccia agli stessi diritti umani. Così è stato definito. E allora viene spontaneo, cioè voglio dire, di qui viene il dubbio che forse nel nostro progresso, nell'uso che facciamo delle cose, qualche cosa non funzioni. Se la donna di casa, la famosa casalinga di Voghera, di Arbasino, usa un flacone che si deteriora, che si degrada in 500 anni, un flacone, un contenitore, un attrezzo di plastica, come ce ne abbiamo a centinaia, e questo probabilmente è un problema, così come girare con delle cilindrate per andare a fare delle gite, eccetera, eccetera. Allora, il problema è l'evoluzione industriale e tecnologica hanno certamente garantito un progresso significativo, un miglioramento delle condizioni di vita, l'allungamento della vita, più o meno, il superamento della arretratezza e della povertà. E qui vi propongo un'immagine, non so se si vede nulla. Eh sì, sono i mangiatori di patate di Van Gogh, che è un dipinto dei primi momenti, prima dell'esplosione del colore, quando probabilmente sapete che all'inizio della sua attività, prima di dedicarsi anima e corpo alla pittura, Van Gogh fa il predicatore in Belgio, nel Borinage, che era zona anche di minatori, di coltivatori, e questa scena veramente indicativa
il pasto serale, mangiatore di patate, il pasto serale di una serie di contadini, forse anche minatori, dove dire, la povertà si taglia col coltello oltre che tagliare le patate. E c'è una lampada, un lume a petrolio. E invece, a proposito del progresso, mi propongo questa immagine di Balla del 1909-11, che è al MoMA di New York. Sapete che gran parte dei dipinti futuristi, che futurismo è il momento in cui l'arte italiana ha ancora la leadership per un momento, intorno al 1911, e l'America ha acquistato gran parte, i grandi, diciamo, capolavori, o perlomeno parte dei grandi capolavori futuristi italiani sono finiti a New York e in America. Questa è la lampada d'arco, è un lume, è un lampione, che Balla dipinge e con la tecnica divisionista dà, come dire, una versione nuova di quello che era un motivo ricorrente nella storia dell'arte, a partire almeno dal barocco. Volevo fare il confronto, ma poi avrebbe così un po' allungato il brodo. Un confronto, per esempio, con la Gloria, con la cattedra del Bernini di San Pietro, con la Gloria dove la cattedra di pietra è inserita nell'abside della basilica, c'è una grande finestra ovale, una raggiera con angeli, raggi dorati, eccetera, un'esplosione che in qualche modo, cioè il concetto è sempre quello dall'antico Egitto, concetto solo poi in sostanza, il concetto è quello di una sorgente, che è la sorgente della luce, della vita, eccetera, e ritorna in chiave tecnologica. Sapete che i futuristi, a un certo punto, nelle loro polemiche, alcuni erano particolarmente efficaci in questi scritti, in questi pamphlet, sostengono che, per esempio, un'auto lanciata in velocità fosse più bella della Venere, della Nike, di Samotracia, della Venere di Milo. Cioè, hanno la velocità, il mito del nuovo, della velocità e del progresso, si sovrappone al concetto di bellezza statica, che era quello legato, per esempio, alla scultura. Ecco, uno degli effetti del progresso, da un certo punto di vista, è quello legato a fenomeni come vabbè, il miglioramento delle condizioni di vita, l'abbiamo detto, il bisogno di nuove abitazioni, lo diciamo adesso, legato a fenomeni come l'urbanesimo, l'industrializzazione del nord, che ha determinato le emigrazioni dal sud, però di fatto le città hanno perso in quel momento ogni loro forma. La famosa forma urbis, che era la caratteristica anche proprio disegnata delle città, era possibile ritrarre in qualche modo la forma delle città, ed era fatto, esistono delle iconografie dove c'è la città di Roma, racchiusa con le vie fatte costruire da Sisto V per gli anni santi, c'è le città chiuse da mura, qui anche nell'affresco di Lorenzetti si intravedeva il limite tra città e contado, era proprio dato dalle mura. Quando si usciva dalle porte urbiche, si accedeva, si cadeva, no, si entrava nella campagna. La perdita della forma delle città si accompagna alla espansione a macchia d'olio della città stessa, dove certamente il numero prevale sulla qualità. Si offrono in qualche modo nuovi standard abitativi alla popolazione, ai vari ceti sociali, con tutte le distinzioni sociali ed economiche che permangono, ma si perde indubbiamente qualche cosa, cioè si perde tanto il rapporto e il riconoscimento, diciamo, formale, il riconoscimento ad occhio dei propri paraggi, del proprio ambito.
si arriva ad una, se vogliamo, alienazione, ad una massificazione. E vi propongo due immagini. Ecco, questo è il Lorenteggio, quartiere di Milano, dove la cadenza, agli inizi del Novecento, un grande architetto che era Walter Gropius, anzi nel 1920 o giù di lì, teorizza lo spazio minimo di esistenza, che è quello che avrebbe dovuto permettere lo sviluppo di una società che si capiva sarebbe stata una società di massa, per cui studia lo spazio minimo di esistenza, da cui deriva un concetto della prefabbricazione, della costruzione dei primi alloggi industriali. Questa è una lontana eco di quella teorizzazione, ma io a un certo punto e ve la metto a confronto con un'immagine che è assolutamente diversa, ma insomma, ed è una sacra conversazione, e cioè vi dico esattamente, è il Verrocchio, tanto è Verrocchio e Lorenzo di Crevi. Ed è un dipinto che si trova nella cattedrale di Pistoia, di San Zeno, ed è la Madonna col Bambino, San Giovanni Battista e San Donato d'Arezzo. Si conserva appunto nella cattedrale di Pistoia, dove l'immagine al di là, cioè un apparato iconografico che prevede la Madonna col Bambino e i due santi, entro una cornice architettonica ben definita, anche questa, se vogliamo, di apparato, ma che si apre poi su un paesaggio appena intravisto, ma su un cielo che io penso fosse, nelle intenzioni di Verrocchio, sia un cielo forse al tramonto, in un momento di luce calante. È un'immagine di grande serenità. Uno si può immaginare questi personaggi che escano, parlino, conversino, escano appunto fuori, eccetera. La scena, abbiamo fatto anche una contaminazione delle due immagini. Là invece io personalmente ci vedo una serie di vite in scatolare in questa situazione che, come dire, è di necessità, e poi uno trova e sviluppa e svolge la sua storia individuale. È possibile fare un confronto? Non lo so, però mi è venuto in mente che se esiste il contemporaneo, e una parte di contemporaneo è quella, e non è modificabile perché i segni sul territorio di queste entità non sono modificabili, nel senso che costruito un quartiere di questo genere mai più tornerà al prima, allo stato antecedente. E, arrivati a questo punto, cioè voglio dire, le vie d'uscita, quando sentiamo parlare di riqualificazione delle periferie, dobbiamo stare ben attenti a non bere tutto quello che ci viene propinato. Le periferie saranno forse dotate di migliori servizi, saranno forse meglio integrate nella città, ma certo questa rottura che si è determinata, che poi a un certo punto io attribuisco, Renato, dimmi tu il tempo, E allora, che io attribuisco, poi a un certo punto parlo, diciamo, di da dove scatta, secondo me, sempre con l'occhio alla storia dell'arte, dell'architettura, che è il taglio che voglio dare a questo. Ma una volta determinatosi questa rottura, come dire, questa è irreversibile. Ogni perdita di una specie animale, di un ambiente, di una testimonianza storica e artistica è una deprivazione, come perdere una parte dei propri ricordi. Della propria. E questa, per esempio, è uno dei temi, dei concetti che cari a una poetessa a me molto cara, che è Wisława Szymborska, che ne parla di alcune specie, non so se in via di estinzione o particolarità biologiche, che apparentemente dice, ma beh, in realtà fanno parte di questa ricchezza infinita della natura, finché infinita sarà, che una volta persa non si ripropone più. Allora veniamo invece ai danni
Ho già premesso che ciascuno è libero poi di pensarla come crede, di dissentire anche completamente da quanto dico, non è un tentativo di indottrinamento. Tra i danni, oltre a questa rottura che ho individuato nella crescita e nello sviluppo, ha anche un risvolto nei danni perpetrati, e forse sono cose complementari, si sviluppa la città fondamentalmente a scapito del passato, del territorio e del passato. Allora i danni al patrimonio artistico, che sono stati infiniti, basti pensare ai danni della guerra voluta da Mussolini, e vi propongo per esempio lo stato della Santa Annunziata nel Vastato, un'immagine brutta ma vi dà l'idea dei bombardamenti dopo i bombardamenti del 43. E poi i danni a seguire, il furto del Caravaggio di Palermo voluto dalla mafia, l'abbandono di conventi, chiese, gli edifici snaturati, questo per fortuna non c'è più, il gasometro è stato tolto, ma l'idea che si potesse mettere dietro Villa Durazzo Mobrini una roba di quel genere fa capire in quale conto sia stato tenuto il patrimonio. E poi le distruzioni di interi quartieri, questa è Piccapietra e questa è Madre di Dio, no scusate, Piccapietra e Madre di Dio in sequenza, no forse fatto un po' di così, ecco, comunque distruzione di interi quartieri. Noi lo sappiamo bene, negli anni 70 Genova ha avuto l'attuazione del piano regolatore, credo del 32 o 33, Piazza Dante, zone limitrofe e l'ambito di Madre di Dio, di Via della Madre di Dio. In attuazione di quel piano regolatore degli anni 30, che è stata fatta negli anni 70, ha determinato la totale scomparsa dell'intero quartiere, sostituito, poi lo sappiamo, dalla sede della regione, dai giardini cosiddetti di plastica. Questa è un fotogramma della ricotta di Pierpaolo Pasolini, dove questi personaggi si stagliano, si collocano in primo piano e dietro c'è la Roma che sta crescendo, la Roma che purtroppo raccoglie la gran parte della popolazione. Poi ci saranno i quartieri più chic e quelli meno, ma di fatto lo sviluppo della città è stato questo. È emblematica, insomma, queste figure, questi pellegrini che vanno, mentre la città procede a un ritmo forsennato, e anche lì senza che poi nessuno, perché mi sono segnato là il film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, è del 1963. Però di fatto non ci sono mai state, a parte qualche denuncia, i vari ambientalisti, Cederna e tanti altri che più o meno tutti conosciamo, che hanno denunciato Italia Nostra, quelli che hanno le soprintendenze, quelli che hanno avuto più o meno sentore di che cosa stava succedendo. Per il resto è completamente passato tutto nel silenzio, un po' per la, come dico, irreversibilità della scelta, cioè una cosa fatta non c'è niente che la possa riportare, anche se si arrivasse, come succede in America, alla demolizione e ricostruzione, non si può certo ritornare allo stato precedente. Dicevo, quindi ancora vediamo un altro confronto. Queste sono case popolari di Roma e questo è un dipinto di un fiammingo, Van Bloemen, detto l'orizzonte, la campagna romana. Sono paesaggi che si definivano italianizzanti perché erano spesso fatti da fiamminghi, da pittori fiamminghi francesi, Claude Lorrain, e questi fiamminghi, tra cui questo Van Bloemen detto l'orizzonte, che avevano creato un genere
e anche Goffredo Valls, che è un famoso paesaggista che ha lavorato a Genova. Genova è un punto di raccordo. Genova e Roma sono un punto di transito di questi artisti, tra cui Goffredo Valls, paesaggista strepitoso, straordinario, già cose piccolissime, dei tondi che anticipano di un bel po' l'arte, i paesaggi moderni. Questa immagine idilliaca, ma poi nemmeno tanto, perché sono elementi codificati, elementi che ritornano con la, se vogliamo, anche la ripetitività di un genere, il genere paesaggistico, ma che insomma danno un po' l'idea di quale dovesse essere il panorama. Allora, dove inizia? Ho pensato di focalizzare da dove inizia la modernità. Io la vedo, per esempio, in questo dipinto di Monet, che è la passeggiata vicino ad Argenteuil, dove c'è un rifiuto completo di ogni narratività storica e aneddotica. Non c'è una storia, non si celebra niente, non si evidenzia niente, la passeggiata di questi personaggi vestiti con i vestiti dell'epoca in una giornata forse ventosa, di tutte quelle nuvole col sole, e quindi hanno un ombrellino, e più l'ombrellino è più da sole che non da, è un parasole piuttosto che un parapioggia, e le macchie colorate, cioè l'albero traforato, le macchie di fiori che punteggiano questo campo gerbido, e questa è la rottura definitiva con la storia, le storie, i miti, le iconografie. Ne volete una conferma? Ecco, questa è l'opera di un dipinto contemporaneo, praticamente, di un dipinto di un cosiddetto pompier, che è Théodore Chassérieux, ed è il Tepidarium. Cioè, sapete, un po' alluzzante perché ci sono dei nudi, un po' archeologizzante perché c'è più o meno come si immaginava dovessero essere queste terme, un po' lupanare, un po' ambiente ludico, però questo segna la differenza. Questo è, come dire, il passato, è tutto quello che precede e che Monet spazza via con questa giornata di vento. Di vento e di sole e di nuvole in una località che lui conosceva bene e che amava. E qui inizia, dal punto di vista artistico, almeno la modernità. Inizia quella che, a torto o a ragione, consideriamo, noi siamo figli di quello, siamo già di un'altra generazione, di un altro momento, ma deriviamo di un'altra. No? Ah no? No, c'erano. No, ci sono ancora due immagini. Beh, una era, se riusciamo. Vabbè, una era. No, però avevamo messo. Ce ne sono altre due, se guardi. Comunque, posso anche descrivere. Nel 1900, gli inizi del Novecento, un architetto austriaco, Adolf Loos, scrive quelle due scure, perché non si sono aperte, non si sa, non si sono aperte. Vabbè, comunque, insomma, Adolf Loos conia una famosa frase: l'ornamento è delitto. E questa frase, che ritorna, chi ha fatto architettura ce l'ha stampata in testa, vuol dire che, vabbè, se non. Secondo me, se vi appuntate mentalmente questo nome, Adolf Loos, architetto austriaco degli inizi del secolo scorso, dove si esclude qualsiasi, anzi dice la bellezza, se di bellezza si tratta, deve derivare dalla funzione e non da qualcosa che si aggiunge. Lui lo pratica, perché l'immagine che vi avrei riproposto
è quella di una casa, la casa Moller House a Vienna, che è del 1930, dove, come quella di Le Corbusier, di una assoluta, di un assoluto rigore e dove non esiste alcun cedimento, alcuna concessione alla decorazione. E poi l'ultima immagine che invece vi volevo dare era quella purtroppo di una casa demolita in Ucraina, che è a Markalivka, ed è una casa distrutta, più che distrutta, magari distrutta. E allora mi è venuto in mente che sia saltata in aria anche la razionalità. Basta, io avrei finito. Ovviamente chi ha delle domande o delle